Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2012. Proseguiamo la nostra carriera. Siamo alla seconda stagione, il secondo appuntamento. Ragazzi, io sto registrando in realtà prima di postare il primo appuntamento. Come detto, saranno scaglionati di più, quello lo vedi quando lo vedrete. Diciamo, questo appuntamento non verrà la settimana dopo, ma quella successiva, perché non avrò tempo e molto probabilmente non ci sarà prossima settimana, ma quella dopo. Quindi diciamo che c'è ancora il fatto del poco tempo a disposizione, quindi dovete un po' pazientare per questo inizio stagione. Infatti, in questo episodio andremo subito adesso a fare le qualifiche. Leggiamo un po' darti qualche informazione sul lavoro svolto dal team nel migliorare le prestazioni dell'apertura. Chiederanno di conseguire dei test. Ok, già ne abbiamo fatto uno al primo. Qua sarà nuvoloso, che tanto. Tra l'altro non l'avevo neanche visto prima di andare a fare delle prove libere. Prove libere. Emozionante vederti superare il traguardo e salire sul podio a Melbourne, ok? Ricordiamo che avevamo fatto pole e secondo posto. E tra l'altro vi dicevo che sto registrando prima di postare quello, quindi non so come siano state le vostre valutazioni, se mi avete consigliato qualcosa, detto qualcosa. Spero che comunque vi possa cioè sia stato vostro gradimento il fatto di utilizzare il cambio manuale con la difficoltà sempre professionista, quindi non siamo andati a leggenda, però ho messo la difficoltà aumentata data appunto dall'utilizzo del cambio manuale, che non è affatto semplice. E come detto, causa poco tempo a disposizione, ho veramente provato pochissimo qua nelle prove libere. Infatti ho provato solo un paio di assetti e spero che vada bene. Purtroppo adesso sarà un po' così, un po' difficile l'inizio, perché anche per questo dovremmo un po' accontentarci dei primi assetti che trovo. Adesso ho provato questo qui, che non sembra andar male, però sicuramente si poteva fare di meglio. Andiamo in qualifica, però purtroppo, come detto ragazzi, per non perdere tempo almeno questo inizio campionato sarà un po' così, perché è un periodo un po' pieno di impegni, e quindi anche per questo magari non risponderò a tutti. L'ho detto anche negli altri video, i commenti naturalmente li leggo sempre tutti, ma nel replicare non posso farlo per ogni singolo commento. Adesso l'obiettivo è secondo, non esageriamo, andiamo a caricare il nostro assetto. Che Non devi faccio correre troppi rischi in questa vedere. sessione, dovremmo qualificarci agevolmente. Sempre, no, che cazzo era quello? Sempre velocemente così per. Era così? No, non mi ricordo. Vabbè, penso di sì. Non mi ricordavo fossero. Sostanzialmente è molto vicino a quello base, quindi, a parte le ultime cose, campanatura, eccetera, eccetera. Vabbè, vediamo che ci esce, dai. Magari io c'ho il volume a palla, porca troia. No, merda, merda. Aspetta, aspetta. Sì, poi devo pure cambiare un attimo, che devo regolare un po' il volume delle cuffie, se no mi sfondano i timpani. Oh, vai. E vediamo come questa pista non è che mi dispiace, però c'è qualche curva veramente difficile. Come sembra arriviamo a fondo scala, ma merda. Vabbè, vediamo se va bene lo stesso. Nonostante l'uscita alla Bo e Luke. Guarda sto figlio di puttana. Come detto, qua è più difficile parlare perché il cambio manuale mette diciamo, una difficoltà nella soglia di attenzione che uno deve avere. Cazzo faccio, veramente notevole, quindi ecco, questa è una delle curve più difficili del mondiale. Che tende sempre a buttarti fuori, e se ti butti troppo dentro là
La macchina va in Cristo morto. No, uso il flashback perché non c'ho esattamente voglia di fare un altro giro, visto che l'abbiamo fatta veramente di merda questa curva. Spero di rientrare tra i primi 17, perché abbiamo fatto un giro abbastanza di merda in realtà. Quindi però vediamo, tra i primi 17 spero di riuscire a rientrarci. Spero. Vabbè, vediamo gli ultimi 5 minuti dove stiamo, dai. Il tempo è naturalmente migliorabilissimo. Però siamo dodicesimi, no vabbè dai. Per non perdere tempo, non consumare troppe gomme, io farei sempre la classica strategia poi del Q3 con le nostre gomme dure. Ormai è una strategia che ci piace, almeno a me piace, è molto fruttuosa e soprattutto riesco a regolarmi meglio, anche se il Q3 è sempre difficile facendolo noi con gomme dure, così come la partenza, dove dobbiamo un po' soffrire soprattutto con il fatto che adesso abbiamo il cambio manuale, quindi le partenze sportiveggianti sono molto più difficili da fare, perché tra Kers, DRS, cambio miscela, cazzi e mazzi, no DRS no, però cambio miscela, Kers e sfrizionamenti vari non è assolutamente semplice, però noi siamo sportiveggianti, cazzo ce ne frega. Sì vabbè, scendiamo subito, Adesso dovrebbe avermi messo il treno di gomme morbide e poi metteremo le... Ecco. Vabbè, sti cazzi, non uso il flashback perché vabbè, facciamo passare questi magari. No, non volevo usare il flashback. Vabbè che potevamo ripartire direttamente dai box comunque. Tra l'altro non avevo messo miscela elevata. Che rincoglionito. Cioè, vedete, con il cambio manuale c'è troppe robe a cui pensare, quindi non gioca a nostro favore. E la miscela elevata fa una bella differenza. Soffriremo un po' nei rettilinei. Proviamo a farla con il DRS aperto. Questo non è semplice, però se si fa in modo morbido. Merda. E porca puttana. Cioè anche il force feedback forse ho messo un po' troppo alto. Quando prendo i cordoli sembra che sto a portare uno Scania, cazzo. Con rimorchio è tutto. Abbastanza male sta curva. Non lo so come possa essere andato questo giro. Sicuramente c'è margine di miglioramento, visto che ho fatto parecchie cappellate, però non so se riesco a rientrare tra i primi 10. Spero di sì. Vediamo. Prima mi ero scordato la miscela elevata, che fa molta differenza. Fa molta più differenza. Infatti io parto sempre con un carico maggiore di carburante, perché vedo che nonostante la macchina sia più pesante con più carburante, però quei giri in più che riesco a fare con il carburante in eccesso per utilizzando la miscela appunto elevata, mi danno molto più vantaggio di quanto me ne darebbe un'auto più leggera. Infatti vedete,
Ho mollato un 1.38. E adesso vediamo con le gomme dure se riusciamo a mantenere lo stesso ritmo, magari evitando di fare ste cappellate che abbiamo fatto come questi errori. Forse riusciamo a fare comunque un giro abbastanza competitivo. Vediamo un po'. Mettiamo i duri, che hanno la banderella grigia a differenza della bianca dei morbidi, e in questo, in questa pista, perché mi trovo sempre meglio, come detto, con la nostra ormai strategia acrobatica che facciamo ormai da dal finale. È questa che comunque ci ha cambiato anche il finale di stagione con la Mercedes. Facciamola andare avanti un po', questa strategia con le dure, cioè effettivamente ha dato molto al finale di stagione Mercedes. Da quando abbiamo iniziato a utilizzare questo, appunto, questa cosa dei pit un po' differenziati rispetto alla massa, perché noi, cazzo, faccio l'ottava, non ce l'abbiamo. Poi noi sfrizioniamo a bomba, quindi che ce frega. Magari ci avremo i motori leggerissimamente usurati a fine stagione, ma la guida sportiva gente richiede questo e altro. No, il problema è più che altro a livello di, vabbè, faccio un giro un po' più in silenzio almeno. Con un po' di concentrazione, cazzo. Staccata da panico proprio. Merda. Che poi, no vabbè, torniamo in box e riusciamo. Merda. La nostra posizione in classifica. Cambiamo pneumatici. 96, sì, tanto comunque una ne dobbiamo utilizzare di treno, quindi no, devo fare un giro perfetto. Non voglio mettere particelle morbide perché poi sennò saranno cazzi in gara. Voglio fare un giro perfetto così, quindi parlerò poco e niente, più niente che poco. 3 minuti alla fine. Non ho messo miscela elevata. Vediamo adesso la differenza con la miscela elevata. Caputtana. Ecco perché. Fanculo, cazzo. Che cazzo? Preste visuali di merda.
fanculo, Cristo. Vabbè, no. Peggio di prima, bene. Vabbè, sti cazzi, va. Io ho capito che... Come esce, esce. Milioni di flashback per cercare di fare un cazzo di giro decente. Cazzi. No vabbè ragazzi, partiremo noni, purtroppo non possiamo farci nient'altro. Abbiamo fatto parecchi errori anche a sto giro, ma non ne voglio fare un altro perché sennò consumiamo troppo le gomme. Preferisco mantenermi per la gara. Quindi ragazzi, noi ci vediamo con la gara qui in Malesia. Partiremo da un nono posto che non è soddisfacente sinceramente, però vabbè, che dobbiamo fare? Cercheremo di rifarci in gara. Secondo me abbiamo delle potenzialità per fare una buona gara. E quindi ragazzi, noi ci vediamo quindi con il prossimo video. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate. Ci vediamo alla gara di domenica. Un saluto a tutti da quel tale Ale.